Cari amici, cari amiche, avete presente una margherita? E magari una margherita così bella, color verde marzo, eh? Bene, dovete sapere che la margherita, tramite il suo stelo, è radicata nella terra. Dallo stelo le arriva nutrimento e mano a mano che cresce, la margherita sviluppa i suoi petali, ognuno dei quali, ta-tan, è collegato con il centro del fiore, quella parte gialla, circolare, per intenderci, che è fatta dal polline. Bene, a questo punto so che qualcuno tra voi si starà chiedendo: Luca, ma fammi capire, hai cominciato a fare dei video di botanica? No, non ho iniziato a fare dei video di botanica, anche se in futuro non mi sento di escluderlo. Ho in mano una margherita perché? Perché oggi, attraverso la metafora del fiore, utilizzeremo uno strumento di cura del sé che usiamo spesso nei nostri centri di psicologia e psicoterapia Mind Center e lo utilizziamo col fine principale di guidare le persone verso una maggiore consapevolezza di sé e di mostrare loro come possono migliorare il loro benessere a 360 gradi. Perché però usiamo proprio la metafora del fiore? Beh, perché noi, come la margherita, che poi in realtà non è esattamente un fiore, ma questo dettaglio lo approfondiremo sicuramente nei miei futuri video di botanica. Bene, anche noi in realtà abbiamo un'unità centrale, attenzione, tadadada, eccola qua, la nostra unità centrale, per l'appunto, che corrisponde alla nostra identità e quindi a chi noi siamo. E intorno alla nostra identità troviamo alcune dimensioni, no? Quindi i nostri petali che comunicano tra loro e che contribuiscono in realtà a definirla in quanto tale. Eccola qua, si tratta quindi, no, della dimensione fisica, nutrizionale, spirituale, relazionale, emozionale, intellettuale e contestuale. Bene, allora, come vedete qui noi abbiamo sette dimensioni. Che cos'è che sono? Come facciamo a coltivarle? Ve lo spiego subito. E partiamo dal sé fisico, che riguarda la dimensione della corporeità. Uno dei modi principali e migliori, diciamo, per occuparcene è quello di banalmente muoverci. Quindi può trattarsi di praticare uno sport, di andare in palestra, ma anche di passeggiare, seguire corsi di yoga, fare giardinaggio, ballare, insomma. Tutto ciò che mette in moto e stimola positivamente il nostro corpo. Inoltre, affinché questo sia efficiente, è fondamentale occuparci della sua corretta nutrizione. Ecco perché parliamo allora anche di sé nutrizionale, per l'appunto, no? Di cui possiamo prenderci cura tramite una dieta equilibrata, un buon livello di idratazione e la riduzione del cibo spazzatura. Voi direte: neanche un hamburger doppio cheddar con bacon croccante? Guarda, magari uno sì, ma soltanto ogni tanto. Ottimo anche ovviamente leggere libri sul tema dell'alimentazione e imparare a leggere le etichette dei prodotti per diventare più consapevoli di ciò che introduciamo nel nostro organismo. Passiamo poi all'altro petalo, al terzo petalo, quello del sé spirituale, che ha a che fare con la cura della nostra parte più profonda. E no, non sto cercando di persuadervi necessariamente a un approccio religioso alla vita e nemmeno di farvi rapire da qualche santone New Age. Semplicemente vi invito a riconoscere che noi non siamo fatti soltanto di muscoli e ossa. Lo sviluppo della nostra interiorità passa attraverso una riflessione di chi si è, di cosa ci fa sentire vivi e cosa ci fa sentire in armonia con noi stessi, con gli altri, con il mondo. A questo scopo molto utili possono rivelarsi, tra gli altri, la meditazione o il contatto con la natura, che tra l'altro, fatti insieme, vi assicuro che sono una vera bomba. Meditazione in mezzo alla natura, connubio perfetto. Abbiamo poi l'altro petalo che è quello della dimensione relazionale. Noi siamo degli animali sociali, degli animali relazionali e abbiamo bisogno dell'altro, tanto che l'assenza di relazioni o il mantenimento di quelle tossiche preclude il nostro benessere, il nostro equilibrio e il fiorire di quello che è il nostro potenziale. Cos'è che fai allora per prenderti cura delle tue relazioni? Dedichi tempo di qualità alle persone cui vuoi bene o che desideri magari avere nella tua vita, eh? Lo fai tu questa cosa? Voglio darti alcune semplici idee a riguardo. Organizza magari delle uscite di famiglia o delle uscite con gli amici, partecipa a
a eventi collettivi, fai una gita col tuo partner, oppure entra a far parte di associazioni nelle quali avrai l'occasione di conoscere persone e instaurare nuovi rapporti. Ottimo, scegli bene, però non farti trascinare finendo poi per uscire tutte le settimane con i genitori dell'amichetto di tuo figlio che proprio non sopporti. Esci con i genitori dell'altro amichetto di tuo figlio magari, quelli simpatici e che ti fanno stare bene. La cura del sé emotivo riguarda invece il come ci occupiamo di ciò che proviamo e questo implica da un lato coltivare attivamente delle esperienze che ci permettano di sperimentare emozioni piacevoli, emozioni tra virgolette positive. Dall'altro lato è importante mettersi in ascolto anche delle emozioni più ingombranti, evitando di cadere nella trappola per cui basta non pensarci per poter stare meglio. Le emozioni represse, infatti, inevitabilmente, prima o poi, tornano a galla. Ecco perché è importante prendersene cura, ad esempio attraverso la scrittura o, se necessario, tramite magari l'aiuto di uno psicologo. Abbiamo poi il petalo del nostro sé intellettuale che può essere stimolato trovando modi per sfidare e stimolare appunto la mente. Questo può includere inseguire magari una carriera che ti piace particolarmente, oppure leggere un libro o ascoltare conferenze per sviluppare nuovi pensieri, punti di vista, nuove idee, frequentare un corso di lingua, impegnarti ad apprendere una nuova abilità. Questo solo per fare chiaramente alcuni esempi. Infine c'è il petalo del sé contestuale. Hai mai notato che le persone depresse trascurano non soltanto se stesse, ma anche l'ambiente nel quale fisicamente vivono? Magari hanno delle stanze poco illuminate, un caos che regna sovrano, scarsa pulizia. Tutto questo contribuisce a peggiorare in realtà poi anche l'umore. Viceversa, aggiungere del profumo o dei fiori in casa, dipingere le mura di una stanza, così come anche visitare una galleria d'arte, un bel parco, rappresentano la cura del nostro sé contestuale. Sono cioè delle esperienze che ci permettono di mantenere alto il tono dell'umore e di controbilanciare i momenti di stress. Bene, ora che abbiamo una panoramica della nostra margherita del benessere, vediamo l'uso nella pratica di questo strumento. Il mio suggerimento è quello di stampare il fiore e appenderlo in un luogo strategico, cioè un luogo dove per forza di cose lo vedrai spesso. Ecco, magari non sul barattolo di maionese o sull'armadietto delle merendine, che poi siamo ancora da capo, no? Oppure puoi salvarlo sul cellulare in modo da averlo spesso sotto gli occhi e poterlo utilizzare in qualsiasi momento. Quando? Beh, non esiste un momento più giusto di un altro. Puoi utilizzare il fiore del benessere quotidianamente, anche se senti che la tua vita sta andando per il meglio. Chiaramente potrai percepire il massimo della sua utilità ed efficacia nelle situazioni in cui ti ritrovi a porti le domande del tipo: come mai non mi sento felice? Perché non mi sento soddisfatto? Com'è che posso prendermi un po' di più cura di me? A volte la risposta parte proprio da noi e quindi fermati a riflettere su quali dei tuoi sé tendi a concentrare maggiormente la tua attenzione per poi invece entrare nel merito di quali sono i petali a cui ti sei dedicato di meno nel corso del tempo. Una volta preso atto di questo, parti dagli spunti che ti ho fornito in questo video e fai una piccola azione ogni giorno che vada nella direzione di nutrire poco alla volta una parte del tuo sé. Bene, cari amici, se anche voi desiderate avere la margherita del benessere, è carino questo strumentino, trovate in descrizione a questo video il link per poterlo scaricare gratuitamente. E se vi doveste accorgere di necessitare di un aiuto e di un supporto professionale che vi accompagni in modo ancora più specifico ad abbracciare un più alto livello di consapevolezza e benessere, potete scrivere ai miei centri di psicologia e psicoterapia Mind Center. Selezionerò personalmente lo specialista del team che meglio può rispondere alle vostre esigenze e verrete quindi ricontattati. Anche per oggi è tutto, se questo video ti è piaciuto mettici un bel like, condividilo con qualcuno che potrebbe averne bisogno e iscriviti al mio canale YouTube. Ciao e alla prossima!